Buongiorno a tutti. Ho appena concluso la parte teorica del corso FAD CNOAS e della Fondazione degli Assistenti Sociali. Non ho potuto concludere il test finale perché in questo momento, non so se ho problemi di rete io o ci sono problemi di rete a livello nazionale, comunque non è disponibile il test finale. E, visto che nell'introduzione la dottoressa Morzeglia, presidente della Fondazione, chiedeva dei contributi anche critici e visto che a me piace fare questa sorta di benchmarking tra i corsi FAD che vengono realizzati, volevo esprimere molto brevemente alcune riflessioni. La prima riflessione riguarda il metodo. La FAD non è un modo diverso tramite il video di fare la formazione d'aula, è una modalità didattica particolare e diversa, che richiede delle attenzioni diverse, per cui utilizzare le slide che avremmo utilizzato in aula per trasmetterle come slide nella FAD non è corretto, non è corretto dal punto di vista metodologico e non è efficace dal punto di vista del risultato. E questa mi sembra la cosa più importante da dire dal punto di vista metodologico. Poi ci sono delle piccole bagatelle, per esempio, se stiamo registrando un video e non siamo in diretta, quindi se stiamo facendo una FAD asincrona, scusatemi, abbiamo la possibilità di cambiare delle cose, di modificare. L'editing dei video non è un Photoshop per renderli più carini, è uno strumento che ci consente di pulire delle cose che non vanno bene. A volte ci si fa l'editing, a volte il video deve essere rifatto. Faccio un paio di esempi rispetto a ai video che ho visto in questo corso. Se la persona che parla ha un orologio o un braccialetto ogni volta che si avvicina per cambiare la slide, l'orologio fa toc e il video lo registra, nel momento in cui io rivedo il video, rifaccio il video senza l'orologio o il braccialetto, perché quel rumore è un rumore che distrae chi sta vedendo il corso. Allo stesso modo, il quadro che è stato utilizzato come sfondo è molto bello, però se il relatore esce sempre con la faccia a metà perché non è inquadrato correttamente dalla videocamera, dovrei rifare il video e fare in modo che si veda la sua faccia e non il quadro, ma queste sono veramente inezie. Dal punto di vista dei contenuti, invece, mi preme sottolineare che personalmente sono rimasta molto delusa. Cioè, il corso che si intitola Libera Professione, conosciamola meglio, non parla di libera professione in senso stretto. Cioè, per esempio, le slide di Saria Starita non sono presenti nel materiale da scaricare, ci sono soltanto dei riferimenti alla parte fiscale. Ora, la parte fiscale è sicuramente importante nella libera professione, ma non può essere la centratura del tema, anche perché, diciamocelo, quando stiamo per intraprendere la libera professione e quando l'abbiamo intrapresa, nei primi periodi in particolare, quello con il proprio commercialista diventa una sorta di matrimonio, una convivenza, una coppia di fatto sostanzialmente. Per cui gli aspetti fiscali, che pure sono importanti, soprattutto per decidere se accedere o no alla libera professione, non sono però il fulcro della libera professione, cioè non può essere questa la scelta che ci spinge. Il corso non parla in nessun modo di che cos'è davvero la libera professione, non fa esempi di quale può essere la libera professione e cosa che secondo me è molto sentita come mancante, non parla minimamente di quelli che possono essere gli sviluppi che, proprio perché il CNOAS fa parte sia del CUP che del CNEL, potrebbero essere gli sviluppi che il nostro ordine imposta rispetto alla libera professione, sia dal punto di vista dell'università, dove la preparazione sulla libera professione manca ancora, ma voglio dire, non possiamo immaginare che la preparazione alla libera professione si limiti all'università a un laboratorio di 5 ore sugli aspetti fiscali, come può essere stato questo corso, per esempio. Dall'altro lato, avrei voluto dei chiarimenti, delle prospettive sul fulcro della libera professione, sulla differenza, su cosa l'ordine intende fare per tutelare i liberi professionisti dalle false libere professioni, dai contratti che ne fanno in realtà
dei pubblici dipendenti invece che forma stabilizzati con un contratto libero professionale a volte discutibile. Ecco, queste sono le prime riflessioni che mi vengono, ma mi piacerebbe condividere con voi cosa ne pensate. Grazie.